darei subito la parola. È un libro che io ho trovato di estremo interesse, intanto per la problematica che affronta, cioè la comunicazione, che ha assunto oggi un ruolo sempre più, come dire, pervasivo. Il mondo oggi è fatto di comunicazione, così potremmo dire, no? Che si vive nella comunicazione, si vive con la comunicazione, si vive anche per la comunicazione, no? Facebook è un esempio in questo senso. Il pregio di questo libro, che io ho letto con grandissimo interesse e che mi permetto proprio di sottoporre all'attenzione un po' di tutti, sollecitandone la lettura attenta, il pregio di questo libro è il tentativo molto ben riuscito di mettere ordine in questo mondo complesso, composito della comunicazione, e gli autori ci riescono perché riescono a chiarire i concetti di fondo, riescono a chiarire gli obiettivi di fondo che la comunicazione oggi come oggi si deve prefiggere, e riescono soprattutto a chiarirci che oggi la comunicazione deve necessariamente essere improntata da una parte alla facilità, alla semplicità, perché deve essere comprensibile, perché deve potere nel suo mondo attirare, fare entrare quanto più possibile adesso i cittadini, la cosiddetta cittadinanza attiva attraverso la comunicazione. Dall'altra parte è un mondo che deve essere attraversato da tanto senso di responsabilità. Ecco, la nuova frontiera è proprio questa, lavorare tutti assieme perché sia sempre più comunicazione responsabile. Il libro è uno spaccato straordinario di modernità, a mio parere. Espone la comunicazione ai tempi d'oggi. Le cose non può cambiare rispetto al passato, pur essendo sempre stata la comunicazione un argomento fondamentale, sia in ambito pubblico che privato per le aziende, ma al giorno d'oggi a maggior ragione diventa argomento assolutamente necessario affinché, nel mio caso, come nel caso di tanti altri, un'azienda possa esporre al meglio il proprio marchio, il proprio modus operandi. Comunicazione interna ed esterna, esterna verso il pubblico, verso i propri clienti, e interna verso i propri collaboratori. Argomenti importantissimi per i quali un imprenditore non può assolutamente esimersi. Oggi la comunicazione è tutto, è quello che ci accade da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto la sera, per cui pensare che chi fa comunicazione per le istituzioni e per le imprese debba farla in maniera strategica, ponderata e sicuramente attraverso gli strumenti più efficaci, quello che abbiamo tentato di scrivere insieme a Andrea Altinero in questo libro, che in realtà è una cassetta degli attrezzi utile non solo per chi fa comunicazione, ma anche per chi vuole capire che cos'è l'intricato mondo della comunicazione. È un testo adottato anche per i corsi di giornalismo, di comunicazione o di relazioni pubbliche, e quindi ha una sua vita nella formazione, però è chiaro che è un testo utile sia per gli imprenditori, come emergerà anche stasera, che per coloro che invece fanno comunicazione all'interno delle istituzioni, così come per chi fa comunicazione nel mondo del volontariato. Comunque in questo processo estremamente